Ma domani saranno davvero 13.000 i tifosi dell'Eintracht? Forse anche qualche millino in più, sì, sono tanti, è stato organizzato, penso al meglio da parte della società, una serie di accessi, perché sono tanti, arriveranno tutti insieme, avranno due settori dedicati a loro, il terzo anello blu e il terzo anello rosso, dove da una parte ci saranno i tifosi tipo curva, per intenderci, al terzo Ok. blu, e poi le famiglie, perché sono in tanti che arrivano, sono arrivati e arriveranno nel corso delle prossime ore. È una tifoseria, mi dicevano quando siamo andati a Francoforte, fra le più passionali e più presenti di tutta la Bundesliga, cioè c'è grande tifo un po' in tutti gli stadi, però, e noi l'abbiamo notato, fanno un tifo tutto lo stadio senza sosta, con bandierine, e cantano e hanno le loro canzoni. Sono attaccati in maniera No, è viscerale alla veramente squadra, poi. particolare. Non è un caso che il presidente aveva detto il fattore campo per noi è fondamentale, i nostri tifosi ci danno una spinta in più, eccetera, eccetera. È logico che domani, vabbè, saranno 50 e rotti mila gli spettatori presenti, quindi ci saranno 35.000, diciamo, tifosi interisti, 40.000, e poi c'è questa che comunque è una presenza. Io a memoria, una presenza così Te lo abbondante volevo chiedere, di esatto. tifosi della squadra ospite, non l'ho mai, a memoria non me la ricordo proprio, a memoria non ho Forse la ricordi di. finale di Coppa UEFA con lo Schalke Ma 04. le finali vivono di regole differenti, No, però comunque perché era sull'andata e ritorno. sì, però Però anche lì c'era. Esatto. hai delle dotazioni che devi dare decisamente più ampie. Perché è logico che di solito devi dare in percentuale la capienza del tuo stadio, quindi se loro là ti No, non è danno metà e metà, però 5.000 quasi, posti, che è esatto. il, ipotizzo, il 10% di 50.000, se tu hai 70.000 già devi dargliene un pochettino di più, quindi è tutta una situazione. Fra l'altro la richiesta iniziale del Frankfurt era addirittura superiore come numero di biglietti, cioè le richieste che hanno avuto ma anche perché è una squadra che non ha vinto molto nella sua storia, ha vinto la Coppa di Germania l'anno scorso e vivono un momento di grande euforia. Sì. Ricordo che in casa, prima del nostro 0-0, è stata l'unica partita in cui non hanno fatto gol in casa. Avevano dato 4 gol alla Lazio, Alla, esatto, 4 la gol al vittoria. Marsiglia, Bravissimo. 4 gol allo Shakhtar. Grande Si squadra. erano limitati Sì, con sì, sì. l'Apollon di Limassol, e ne avevano fatti 2 o 3. Avevano vinto tutte le partite tranne il pareggio a Donetsk di 2-2 in gara 1 dei sedicesimi. Quindi una squadra che se in Bundesliga galleggia in zona a ridosso dell'Europa League per la prossima stagione, ha avuto un inizio non brillante, poi adesso è un po' migliorata, anche perché ha avuto due o tre innesti nel mercato di gennaio, voi che parlate molto di mercato piuttosto importanti. Però in Europa League ha sempre viaggiato e ne sa qualcosa la Ha Lazio, dominato il che ha girone. preso quattro gol Sì, là no, ma ha e dominato ha il perso girone. una partita che non doveva perdere, è stata un po' beffarda in gara 6 all'Olimpico. Sì, però tanto era già passata come prima del Sì. girone, capito? Non c'era più quel problema lì, Ha per fatto cui. 18 punti, Cioè, cioè è no, no. l'unica Ma squadra che infatti il aveva visto sorteggio è tutto. stato un sorteggio assolutamente E insidioso domani per sarà una l'Inter. partita difficilissima perché l'avversario è un avversario di valore e l'Inter purtroppo arriva a non dire con i cerotti e non rende proprio neanche bene No, l'idea. poi lo vediamo, vedremo la formazione, andremo ad ascoltare Luciano Spalletti perché ci sono tra infortuni e squalifiche almeno 8 giocatori fuori, 7-8 giocatori fuori, E fai presto a Roberto. fare i conti, mancano Lautaro e Samoah che sono Squalificati. squalificati, hai qualche infortunato perché Versalico è infortunato, Icardi è infortunato, Miranda è infortunato, Brozovic a mezzo servizio. Brozovic al 50%. Brozovic e Keita per motivi differenti, mi sembra che in conferenza oggi abbia detto che non possono esserci dall'inizio, Brozovic è uscito anzitempo Ha detto l'ultima gara. che Brozovic partirà dalla panchina certamente e che E gioca Keita invece ha Borca. recuperato il Sì. 100%, però ha fatto presente che sicuramente non avendo i 90 minuti nelle gambe, in considerazione del fatto che c'è l'ipotesi di arrivare anche ai tempi supplementari, potrebbe essere un'arma da giocarsi un po' a partita. Le stesse considerazioni che ha fatto Allegri su Dybala nel Esatto. pre-partita Potrebbe di essere questa, Juve Roberto, la formazione praticamente Atletico. obbligata. Sì, Noi allora, avevamo. diciamo che gli uomini di prima squadra, fatto salvo che ti mancano gli squalificati, Ti manca hai anche Nainggolan Dalbert. infortunato? Sì,
hai Dalbert e João Mario Gagliardini che non sono in lista. In lista. Nainggolan, sì, poi mi ero fermato, ma Nainggolan, eccetera, eccetera. Di organico di prima squadra, al netto di Padelli e Berni, che però... sono questi, sono, quelli, che abbiamo visto. Sono gli undici, perché poi gli altri due di prima squadra, della rosa ufficiale, Brozovic e Keita, ci stava ricordando Gianluigi, che per motivi differenti Spalletti ha detto che partiranno dalla panchina. Cinque primavera aggregati. Sono quegli undici lì. E quegli undici lì puoi metterli in quella maniera... In maniera un po' diversa, vedremo. Ma la maniera un po' diversa potrebbe essere la difesa a tre, Roberto, perché oggi ne stiamo parlando, no? Per fare la formazione, per costruire la formazione, ne stiamo parlando proprio con Gianluigi, l'abbiamo messa giù così. Però allora, qualche dubbio ce lo siamo lasciati. Se tu metti Skriniar in mediana, ci gioca in nazionale, è vero. Poi lo andiamo a sentire, ne ha parlato anche lui stesso. Ne ha parlato. È una soluzione, nel senso che non è un'invenzione last minute che dice dove lo metto? Lo metto lì. No. Ci ha già giocato in nazionale, ci gioca, ha fatto anche un pezzetto a memoria l'anno scorso, era stato utilizzato in una partita in quella posizione. In quella maniera faresti il 4-2-3-1, che è il modulo con cui hai giocato finora. Esatto. L'alternativa è fare un 3-4-3, mettendo Ranocchia, De Vrij e Skriniar a fare la linea difensiva, i quattro del centrocampo, Cedric, D'Ambrosio, Vecino e Borja Valero, e i tre davanti. Poi i numeri, la disposizione tattica cambia poco, ma la disposizione e la gestione della partita l'avrà al meglio, come sempre, mister preparata, pensando magari anche a soluzioni differenti. Poi che cosa hai come cambi in corsa? E lì hai i ragazzi della primavera, gli ho detto 5. Nessuno di questi ha mai giocato una partita, un minuto ufficiale. C'è un Esposito in rampa di lancio, noi siamo tutti innamorati di Esposito perché il campionato primavera è un'esclusiva di Sport Italia, vediamo spesso l'Inter, trasmettiamo spesso l'Inter di Armando Madonna, Esposito effettivamente sembra un predestinato. Però è il più giovane della band, perché è un 2002. Esatto. Però hai Zappa che può coprire la corsia di destra o di sinistra, Schirò a centrocampo come Gavioli, ci sono delle soluzioni, Merola, giocatore che non diciamo che assomiglia a Politano, però è un attaccante molto rapido, sullo stretto, piccolino, veloce. Non ci sarà un riferimento in fase avanzata, no? Sia che giochino i titolari, o comunque chi fa parte della prima squadra abitualmente, sia anche le seconde linee. A meno di far entrare Keita. Eccole le immagini della primavera. O a meno di, cioè i due, chiamiamoli potenziali centravanti sì, di ruolo. Comunque sono anche un po' se poi dire che Keita è un centravanti tradizionale è sbagliato, perché è un giocatore, è un attaccante che può coprire tutte le posizioni. Non è un 9 vero. Non è un 9 classico. Diciamo classico, esatto. Un'indicazione però l'ha data Spalletti in conferenza stampa, poi magari lo ascolteremo anche dalla sua viva voce quando ha fatto riferimento a Politano, perché ha detto che in quel ruolo l'ex giocatore del Sassuolo ci ha giocato più di una volta e peraltro l'Inter ha incontrato delle difficoltà abbastanza importanti nel cercare di limitarlo in quella posizione di campo. Secondo me è un indizio che potrebbe fare un po' da preludio all'impiego di Politano in quella posizione, dalle parole di Spalletti. Potrebbe essere lui. Io mi immagino un tridente offensivo molto mobile che non ti dà certamente il riferimento tradizionale. Loro difendono a tre. L'abbiamo visto anche all'andata con tre difensori piuttosto fisici. È logico che bisognerà capire se loro accetteranno il 3 contro 3 o si fanno schiacciare scendendo a 5 o tenendo conto che non abbiamo un centravanti di ruolo opta per una difesa 4. Anche questo, certo. Loro giocano sia con la difesa 4 con gli stessi uomini che con la difesa 3. Ma sì, perché poi alla 3, fine 3-4-1-2 tutti oppure... gli allenatori ti dicono, no Roberto, è l'interpretazione, cioè i moduli poi lasciano sempre il tempo che trovano, no? Bisogna vedere come lo interpreti, perché Spalletti ad esempio a Roma ha fatto la cosiddetta, ha ideato tra virgolette la cosiddetta difesa 3.5 quando c'era Rudiger, no? Lui lo diceva sempre, e i due terzini quando uno saliva l'altro rimaneva lì basso. Ma infatti la copertura degli spazi, la disposizione in campo, le distanze poi sono il linguaggio che tu senti raccontare dagli allenatori. Esatto. Poi noi che siamo dei ciarlatani ci divertiamo a dare i numeri e allora 4-3-3, 3-4. Però tu sei stato bravissimo a spiegare. Prova a pensare ieri Allegri come ha disposto la squadra in campo. Che modulo era? Nessuno se lo immaginava, ma era un modulo non modulo dove c'erano dei movimenti a seconda di quando attaccavi, di quando difendevi, di dove era il pallone.
questi sono i grandi allenatori. Spalletti è un grande allenatore e ha questa capacità e lavora molto in settimana. Quello che noti, e ogni tanto l'abbiamo notato, stati nel corso della stagione anche dei moduli 3-1-3-3, cioè abbiamo visto delle cose 3-3-1-3. Sì, sì, c'erano delle cose. La posizione di Skriniar potrebbe essere un po' la discriminante per riproporre il meccanismo tattico che ieri Allegri ha, diciamo, in qualche modo architettato contro l'Atletico, quindi Skriniar a rivestire il ruolo, chiaramente con le caratteristiche diverse che ha, di Emre Can, che si abbassa. Intanto c'è un calcio di rigore per il Barcellona al Camp Nou che vale la pena di seguire. Ovviamente c'è Leo Messi sul pallone, ricordiamo che il Barça deve vincere per passare il turno, poi magari torniamo a parlare delle dinamiche tattiche dell'Inter, sì, vai, di domani sera, perché c'è Messi dal dischetto. Sul pallone, dal dischetto, parte la rincorsa di Messi contro Lopes, c'è il direttore di gara Marciniak che sta cercando di far rispettare le distanze da parte dei difensori dell'Olympique Lyonnais, che stanno mordendo un po' il rettangolo verde per cercare di entrare il prima possibile all'interno dell'area di rigore. Parte la rincorsa di Leo Messi, non arriva ancora il fischio, esatto, c'è un review in corso probabilmente per il tocco che è stato causato. Beh, fatto un semplice il cucchiaio, gol di Messi, gol di Messi col cucchiaio, gran classe, ha un po' bissato quanto fatto da Agüero nella serata, esatto, di ieri, il suo connazionale, anche Messi ci ha messo la firma con un colpo di classe non banale, comunque 1-0 per il Barcellona che, ricordiamolo, deve per forza vincere per passare il turno, visto che ha pareggiato 0-0 l'andata, peraltro è la stessa condizione con la quale domani sera l'Inter si presenterà a San Siro. Un nome che rimane un po' al di fuori di questi giri, soprattutto dopo la scelta del Real Madrid, che è quello di Mourinho, che non ha grosse possibilità. Se il Mourinho. Mourinho. Per la Juve? No, no, in generale. Qualunque fase delle panchine, no? Perché in Spagna se non può andare, no? Poteva andare soltanto a Real Madrid, quindi non ci andrà. In Premier League le porte sono sostanzialmente chiuse. Gli manca la Bundesliga, lui che ama vincere ovunque va, e lì manca la Bundesliga. Potrebbe fare cose interessanti, è una società solida, forte economicamente, con belle strutture. Ipotizzo, perché potrebbe mi sembra andare, che sì, il no, Bayern, l'unica squadra della Bundesliga potrebbe essere il Bayern, visto che Kovac praticamente no, sull'orlo di un addio. Sì, però Mourinho non, perché in Inghilterra c'è lo United, però da lì arriva. No, esatto. Direi di no. Questa è un po' la sensazione. Dimmi, scusa Alessandro. No, Mourinho l'ha dichiarato esplicitamente, sarebbe andato a piedi a Madrid. Sì, quindi, sì, insomma, sì, no, è praticamente autocandidato. Esatto, esatto. E quindi, secondo me, ne parlavamo con Gianluigi prima, anche un po' il discorso di Sosa, no? Delle volte, secondo gli allenatori, purtroppo sono i momenti che ti fanno fare delle scelte. Quindi questo discorso di Zidane, alla fine il Madrid, visto, messo anche un po' alle strette, il presidente ha cercato di recuperare, di salvare il salvabile, anche, insomma, la stagione è andata. E da questo punto di vista Mourinho, come vediamo qua alle immagini, è stato penalizzato. Sono d'accordo con Roberto che l'alternativa potrebbe essere la Germania, anche se, insomma, o ritorno all'Inter. Sì. Quella è l'unica possibilità concreta, al di là, esatto, della Germania, esatto, secondo esatto, me. Esatto, esatto. Perché ma dalle altre parti le porte sono chiuse, sostanzialmente in Inghilterra non ci sono possibilità. In Spagna abbiamo visto come la scelta del Real Madrid le abbia chiuse anche lì. Esatto. Il Paris Saint-Germain, se rinnova Tuchel, non è un'opzione. In Italia l'unica panchina ponderabile è questa, che probabilmente potrebbe cambiare. Poi dopo magari Spalletti vince l'Europa League e allora mette a tacere ogni possibilità di questo genere, però è una possibilità. Roberto, è una possibilità. Posto che l'Inter ha già avuto dei contatti esplorativi, così come anche la Juventus con Antonio Conte, che è sicuramente un tecnico da tenere in considerazione. Secondo in me, puzzle. Al netto di questa stagione, io penso che José Mourinho non tornerà mai più all'Inter. Mai più all'Inter? Secondo me no. Io pure, so perché dopo il triplete, cioè, effettivamente poi sarebbe... Dici, cosa puoi fare di più? Sì, comunque... Di cioè, in altre piazze ha vinto, sì, ma non ha fatto il... Lo straordinario. Lo strike generale, sì, sì, come sì, ha fatto all'Inter. Quindi capisco rovinare, che sia nel cuore dei tifosi dell'Inter, che lui abbia l'Inter nel suo cuore, che sia una realtà che nella sua carriera sarà... Paradossalmente è la punta più alta delle vittorie nell'arco di un campionato, però onestamente non lo so, come la sensazione che voglia mantenere questo tipo di
di immagine, di amore. No, tra l'altro lui ha detto in una recente intervista, no, prima anche di autocandidarsi al Real Madrid per un grande ritorno al Real da Florentino Perez, ha detto: io cerco per il mio futuro un progetto e una squadra simile all'Inter del triplete, simile alla mia Inter. In questo momento l'Inter non mi sembra per ricreare quell'empatia lì, no? Certo. Per ricreare quell'atmosfera che lui era riuscito a creare all'Inter. Lui è comunque molto rispettoso dei suoi colleghi, anche se poi ci litiga con molti di questi, però avete visto che la situazione del candidarsi a Madrid è emersa solo dopo che era consacrato il fatto che Solari stessero cercando no, qualcun è altro, e lui è disoccupato da un po' prima, quindi paradossalmente poteva... Sì, no, questo è verissimo, anche perché i tifosi a un certo punto hanno incitato al ritorno di Mourinho, sono un po' divisi, un po' Mourinho, 50% Mourinho, 50% Zidane. Se mi permetti però una considerazione un po' polemica da procuratore, no? Mentre Ranieri, adesso lancio per il mio omonimo una provocazione ai tuoi confronti... Ne ho per tutti semplicemente Claudio è venuto a Roma, dici tu in bianco, ma perché aveva allenato in Inghilterra. Secondo me è un paradosso che in Italia un allenatore tesserato a inizio anno in qualsiasi categoria non può cambiare squadra a differenza dei giocatori, mentre invece poi nelle altre nazioni c'è questo tipo di... Cioè, faresti mercato aperto anche per le panchine? C'è da altrove, c'è all'estero, dici, c'è perché no? E magari lo quattro giorni, anzi no, giovedì, venerdì, sabato, domenica, sì dai, 3-4 giorni fondamentali. Giancarlo Padovan, c'è l'Eintracht domani, quasi oggi, e poi c'è il Milan domenica. Bivio Spalletti per il futuro? Sì, però lui arriva con sfortuna, nel senso che questa squadra è falcidiata domani dagli infortuni e dalle squalifiche, e domenica... Speriamo di no, gli infortuni se ce ne dovessero occorrere domani, ma insomma è una squadra che, tanto che non ha Icardi, né domani né domenica, e poi è una squadra un pochino destabilizzata. Però se la sono cercata Icardi, e da questo, e no, vabbè, ma gli infortuni... No, gli infortuni sì, Icardi no, ho detto solo Icardi. Icardi è una gestione pessima societaria, compreso dell'allenatore. In questo caso hanno fatto un caos che la metà basta, però andiamo avanti, dai. Beh, comunque in questo caso non bravo Marotta, posso dirlo, perché sì, ma neanche sono... bravi quelli che c'erano prima e che ci sono ancora. Bravo nessuno, però si pensava, io pensavo perlomeno, che con l'arrivo di Marotta certe cose non accadessero a più, e invece mi sembra la solita vecchia poco cara Inter, ecco questo. E Bivio Spalletti rischia di perdere tutte e due, dopodiché alla partita, al derby di Roma, Alfredo lo sa bene, lo sappiamo tutti bene, arrivava meglio la Roma, Roma qui, Roma lì, viene da un filotto di vittorie, si è ingrippata, ha perso, e poi ha perso anche l'allenatore perché successivamente è uscita dalla... Però ti chiedo un aiuto, Giancarlo, ma io capisco, cioè, ognuno chiaramente la può pensare in modo diverso, ma cosa avrebbe dovuto fare l'Inter? Restituirgli la fascia per farlo giocare? No, che però, però se diciamo che la gestione è stata cattiva, questo è un appunto che ha fatto Michele, non può essere cattiva, cioè vuol dire che qualcuno ha sbagliato qualcosa. Michele parlava anche dell'allenatore e io sono d'accordo sul fatto che l'allenatore non dovesse intervenire, però pensiamoci un secondo, ma se gli restituissero la fascia per farlo giocare, Alfredo, che figura farebbe? No, ma allora non forse non bisognava perché toglierla. Non dicono il motivo per il quale l'hanno tolto, secondo me, se loro dicono perché hanno tolto, Icardi è pronto anche a tornare a giocare, perché Icardi sa che probabilmente la motivazione non è così forte. Io invece penso di no, Gianluca. Sono in corsa per l'Europa League, stanno perdendo il terzo posto, il quarto non è blindato, si stanno facendo il male da soli, non risolvono il problema Icardi, che una grande società non possa risolvere il problema di un tesserato dipendente, devo fare il bonifico bancario. Ma che roba è, ragazzi? Oggi la signora ha detto, durante una premiazione, che lei ha la libertà di dire quello che ritiene opportuno dire.
quindi perché ha la fiducia di Icardi e perché suo marito è con lei, e sotto questo punto di vista non ci sono problemi. Non si può più tornare indietro, gliel'hanno tolta per un motivo molto chiaro. Io invece credo che domani sia la partita chiave della stagione dell'Inter, semplicemente perché passare credo sia fondamentale per arrivare al derby con la testa giusta. E ricordiamo come giocherà l'Inter, perché domani l'Inter gioca con Politano punta centrale, con Skriniar a centrocampo, con Borja Valero trequartista, con tutto il rispetto per questi grandi professionisti, Ranocchia in difesa, Brozovic può far panchina, Keita non ha la condizione, Lautaro tornerà nel derby. È una partita difficile, perché poi rispetto a domenica, che non sono 10 giorni ma 3, ha in più Brozovic probabilmente con una migliore condizione, Keita con una migliore condizione e Lautaro Martinez, quindi dovrà riproporre almeno 7/11 della formazione di domani. Poi allora avrai Samoa che ritorna da squadra alla squadra. Convieni con me che rischia di perdere tutto o tutte e due le partite in 4 giorni. Appunto, quello è il problema. Bivio, Spalletti, sì. C'ha l'Europa League e il derby, ragazzi, giovedì, domenica. Peraltro va anche detto che... ci sono dubbi, hai ragione. Sì, peraltro va anche detto che quello che non dice apertamente lo fa dire l'entourage di Icardi, la procuratrice Guandanara, perché lo sta facendo accostare a tutti i club sostanzialmente, prima o poi ci sarà anche quello giusto, però da quando è scoppiato il problema alternativamente sono uscite delle notizie ovviamente propedeutiche alla sua situazione, che c'è un interesse del Napoli con un'offerta mai verificata, una della Juventus o del Real Madrid, per cui anche se non lo dice apertamente in prima persona lo fa comunque dire strumentalizzando un po' i mezzi di comunicazione. Siamo in ritardo come sempre, il confronto è la colpa di chi lo dice. Gattuso, Spalletti, perché domenica c'è il derby. C'è un megafono. Ovvio. Megafono. C'è il derby domenica, Gattuso contro Spalletti, Gattuso sogna il +4 domenica notte, invece Spalletti il contro sorpasso all'andata beffa rossonera firmata dai Cardi, ma Cardi questa volta nella firma nei Cardi ci saranno nel derby. Vediamo il servizio firmato da Alessio Milone. Due modi di fare calcio diversi, due generazioni diverse, Gattuso da una parte, Spalletti dall'altra. In questo momento la classifica, ma anche il materiale umano, premia Gattuso e non Spalletti. Giovanni La Camera. Ma io ti dico che secondo me arriva nettamente il Milan meglio, ma soprattutto arriva nettamente meglio di testa, perché secondo me queste qua sono tutte cose che tolgono. Io penso, ricollegandomi ai Cardi, che ci sia un qualcosa sotto di più grande, che probabilmente uscirà alla fine dell'anno, perché io non posso pensare che un giocatore che in 3 anni ti ha fatto più di 100 gol, capitano, non capitano, perché poi ci sono i giocatori che sono capitani senza fascia e i giocatori che la debbono portare per avere agli occhi di tutti magari un rispetto diverso. Io penso che Marotta si sia trovato in una situazione già in divenire, una situazione di difficoltà che probabilmente a oggi forse è meglio non metterci mano. Poi tutto quello che succede dopo, tutto quello che succede fuori, secondo me è solamente deleterio, perché comunque c'è un gruppo di persone che condivide quotidianamente dei rapporti. E parliamoci chiaro, se tua moglie si mette a parlare ti mette in difficoltà, soprattutto se non si mette a parlare bene dei tuoi compagni di squadra. Io sono molto, molto onesto e dico che secondo me c'è un qualcosa di diverso e di più profondo. Non so poi come andrà a finire la partita, perché secondo me domani l'Inter passa il turno. Il problema è che domenica rischia, in virtù di questo momento delicato a livello mentale, rischia poi di andare a -4 e probabilmente poi di farsi risucchiare anche dalla Roma. Geda Capuccioneves, prima la domanda era anche su Spalletti e Gattuso Spalletti, in questo momento premiato il tecnico rossonero, nonostante un mercato estivo completamente diverso a favore dell'Inter. Assolutamente, penso l'Inter sia partita anche molto bene, poi dopo è calata moltissimo, invece il Milan ha fatto il contrario, è partito così, però dopo lo ha recuperato. E Gattuso, soprattutto il Milan, ha dimostrato comunque una certa serietà, un comportamento da società corretta. Secondo me, nel confronto di Gattuso, a non mandarlo via nei momenti comunque difficili, perché comunque non ha fatto uno squadrone. Quindi doveva dare il tempo, anche la possibilità di lui di dimostrare con questa squadra, perché è troppo facile prendere un allenatore con una squadra così limitata e mandarlo via dopo per colpa solamente dell'allenatore.